possiamo parlare di quello che è successo a Devon? Allora, Devon, voglio essere chiaro. Sappi che non ti sopporto minimamente. Non so nemmeno chi sei. Chi ti credi, Thanos? Simpatico, quasi come Aiden. Non parlare male del pilota numero uno del team. Beh, lo vedremo. Quasi quasi ti faccio perdere apposta. Devi farmi vincere, ho la scuderia e di conseguenza il tuo fidanzatino non ne gioveranno. E va bene, allora andiamo. Ma prima, ragazzi, non dimenticate di lasciare un bel like per altri video di F1 23. E inoltre iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video, inclusi gli shorts. Ah, e non dimenticate che qua sotto troverete il link per il mio libro, nel caso magari stesse cercando un libro da leggere quest'estate oppure da portare alla vostra insegnante. Quando la smetterai di parlare di cose inutili? Comincia a pensare a me. Sì, agli ordini, testa di... Basta. No, dicevo che in testa c'è un campione. Ok, dai, allora raggiungiamolo, vai. Vabbè, visto che lui è rischio. No! Oh, sei impazzito. Cosa c'è, campione? Avevi paura? Non è quello, figurati, è che abbiamo comunque rischiato. Poverino lui. Posto di parlare, vediamo di fare sorpassi. Obiettivo? Di dire di arrivare in top 5. Visto che sei un finto campione. Ok, perfetto, abbiamo passato per. Strano che non abbia ribattuto. Non avrà capito la battuta. Ed ora quel pallone gonfiato di Alonso. Ha parlato lui. E adesso Leclerc. Ciao ciao, prede sfigato. La cosa più triste è che il soprannome potrebbe anche calzargli. Ed ora sorpassiamo quest'altro idiota di un Giorgino. Niente, tutti li prende in giro. Ora forza con questo pit stop. Dai, su, che mettere come al campione. Se fossi io ti lascerei via una gomma come Aiden la scorsa puntata. È successo davvero, andate a vedere. Ok, si riparte con i sorpassi, forza. E tranquillo, rompi, ci penso io. Va bene, siamo al punto di prima. In realtà anche oltre, siamo vicini a Verstappen. Bene, sorpassiamo e arriviamo prima. Ah no, scordatelo. Cosa? Mi stai frenando? Col cavolo che ti faccio vincere. Ma già te, sono arrivato secondo. Beh, sei sempre sul podio, non ti piace l'idea per una volta? Vado a fare l'intervista, va. Ah, fa finta di niente. Che pagliaccio. Che inizio di stagione, Devon. Devi essere contento delle prestazioni di oggi. Purtroppo però non posso negarlo. Secondo con la macchina così è un risultato incredibile. Oggi là fuori ho dato il massimo e sono contento di vedere che è servito. Voglio conquistarmi la reputazione di uno dei migliori di tutti i tempi, Natalie. Ogni gara conta. Non ho tempo da perdere. In passato hai avuto diversi scontri con il tuo compagno di scuderia, Aiden Jackson. Te li sei lasciati alle spalle? Cosa ne pensi di Aiden ora? Questa voglio sentirla. La principale differenza tra me e Aiden è che io non sono permaloso. Voglio che corra al meglio, ma ogni volta che provo a dargli qualche consiglio amichevole, si irrita. È molto difficile instaurare una conversazione. La Connor Sport ha sorpreso tutti nominando Casper Ackermann come responsabile della scuderia in questa stagione. Come ti senti a prendere ordini da qualcuno con cui hai un certo passato? Per me un po' gli rode. Penso che farà un ottimo lavoro come team principal. D'altronde ci sono io nella sua scuderia, quindi è difficile che sbagli. Scommetto che è incredibilmente grato di avermi come pilota. Che bugiardo. Oh, guarda, si beccano con Aiden. Gran bella gara oggi. Ho visto gli highlights. Vabbè, dai, però vedi, Jackson sta cercando di fare pace. Ascolta, so che ne abbiamo passate tante e l'anno scorso è stato l'anno scorso. Che succede? C'è un problema di audio? Cosa ne pensi? Jackson. Sì, come no, amico. Vedo l'ora di sentire cosa hanno da dire quei pagliacci di Ackermann e Connor. Ah, gli dei pagliacci, lo sapevo che faceva il finto capo gentile. Aspetta, ma questa cos'è? Una mail che parla di una visita per una clinica privata? Fatti gli affari tuoi, erano solo dei normali controlli. Ok, tranquillo, non indago, sono cavoli tuoi, ci mancherebbe. Butler, a velocità sostenuta sul rettilineo, affronta la curva, stacca troppo tardi e finisce quasi fuori pista. Che stupido, ma vai piano, asino! Carlo, sta spingendo troppo, pur non avendo nessuno intorno in questo momento. Non è abituato ad essere con nessuno davanti, povero. Ok, Devon, risparmia i freni, si sta... Ci credo, ora capisco tutto. Beh, ormai l'hai scoperto. La radio non funziona. No, stupido, dei problemi di udito. Cavoli, ma allora è per quello che l'altra volta hai ignorato l'ordine. E nel primo episodio, se per caso ve lo foste perso. Ora hai capito perché mi serviva aiuto. Ho capito. Ma dovresti dire ad Ackermann. No, non deve saperlo nessuno. Va bene, in realtà lo immaginavo. Dai, ti do una mano io. Grazie, dobbiamo rimanere in questa posizione. Vabbè, dai, easy. Attenzione, attacca. Oh, cavoli, non me l'aspettavo, così aggressivo. Sono ancora alla carica. Ah, no, Carlos, non passi. Devo fare qualcosa, o se andrò avanti così non finirà bene. Beh, ti sembra era banale, ma la cosa migliore sarebbe sorpassare quelli davanti. Cosa? Panhammer time! Wow, superato uno, perfetto. Ancora un altro. E anche questo è andato, grande. Mamma mia, ma come l'hai conciata sta macchina? Sembra una 500 senza gomme. E finito settimo, dai, ci sta. Ci sta sì, direi. Oggi non hai risposto a quell'ordine di scuderia, Devon.
In Ungheria la scorsa stagione hai detto che si trattava di un problema di comunicazione, ma la Kornersport affermò di non sapere quale fosse il problema. La scuderia nasconde qualcosa? Cosa sta accadendo davvero? Certo, anche se fosse te lo vengo a dire a te, no? Qualsiasi cosa dirò verrà estrapolata dal contesto. Preferirei non fomentare un certo tipo di speculazioni. Farò un debriefing con la squadra e capiremo come evitare... Oggi hai finito la gara con un'auto compromessa. Com'è stato? Qua mentirà di brutto, è troppo orgoglioso. È stato piuttosto semplice. Ovviamente non andava veloce come tutti avremmo voluto, ma hai visto la gara? Ho tirato fuori il meglio da una brutta situazione. A volte è proprio quello che bisogna fare. Qualcuno ha detto che ricevi un trattamento preferenziale perché tuo padre finanzia la scuderia. Cosa rispondi a queste accuse? Ma a questo punto la situazione cambia. La scuderia spesso deve dare la priorità al pilota migliore. Non è un grosso problema. Succede sempre. Risolvi tutto sul nascere, Cass. Mi hai capito? Andrea. Butler, cos'è successo oggi in pista? Non voglio che si ripeta la storia dell'anno scorso. Siamo una squadra. Non può fare sempre di testa sua. Cavolo, io ero arrabbiato di brutto. Chissà poi come si sarà giustificato Dave. Beh, ha negato tutto. Sai cosa ha detto? Problemi alla radio. E... mi è sembrato molto strano. È successa la stessa cosa l'anno prima, quando ero al muretto. E ha dato la stessa identica risposta. Volevi vedermi? Ah, eccoti. Ah, finalmente parlano degli ordini di scuderia. Non si tratta solo degli ordini di scuderia. Nel paddock girano voci. La gente dice che sei distratto, assente, ignori del tutto le persone. Che pettegoli, mamma mia. Te l'ho già detto, controlla la radio. La radio era a posto, Devon. Abbiamo controllato. Cosa succede? Effettivamente non è che poteva pretendere che ci cascassero all'infinito. Ok. Ah, finalmente. Ho sentito l'ordine. Ma non ci voglio credere, ha un orgoglio enorme. Vorrei che vedessi l'equipe medica. Per sicurezza, hai appuntamento nel pomeriggio. Casper, ti prego, va tutto bene, ok? Devo preparare la gara, devo restare concentrato. D'accordo, va bene. Facciamo che ci vai immediatamente dopo la gara. Sono stato chiaro? Mi sa che sospetta qualcosa. Vabbè, andiamo a fare sta gara, dai. Oh, cavoli. Tutto ok, Devon? Sì, sì, ce la faccio. Tranquillo, sono io a darti una mano. Manca poco. Tranquillo, ci sono io a darti una mano. Ce la devo fare. Forza, dai, so che ce la puoi fare. Devon Butler all'ingresso della chicane. No, no, clamoroso. No! Devon Butler in testa con fuori. Quello che sta passando è già andata bene. Stai bene? Sta uscendo dalla macchina e questa è una buona notizia. Meno male, Carlo. Anche se mi sembra un po' zoppicante. Fa segno alla folla che sta bene, ma deve essere piuttosto scosso. Non avrei mai pensato di dirlo, ma meno male. Mamma mia, occhio che qua distrugge tutto, eh. Oh, piano che la roba costa. Va bene che paga papà, però. Basta, Casper. È finita. Purtroppo mi sa di sì. Altra cosa che non avrei mai pensato di dire. Un problema all'udito. Ce lo aveva tenuto nascosto. Credo non volesse ammetterlo neanche a se stesso. Voglio dire, era al picco della sua carriera. Già, è difficile. Come ti sei sentito? Ero distrutto. Ma 5 anni in Formula 1. Non posso lamentarmi. Voglio dire, sono pochi a poter dire lo stesso, no? Ed ero ancora uno dei migliori, lì in pista. Lo dicono tutti. Cosa hai provato quando Devon è andato via? Cosa ho provato? Ci serve un altro pilota. Un pilota fisso. È in fretta. Ma il pilota fisso è sacro! Ho le proiezioni. Se non raggiungiamo il 5º posto in classifica costruttori, i ricavi non valgono il mio tempo. Dai, su, cosa sono i soldi in confronto alla gloria? Ah no, non ci sarebbe neanche quella. Se Devon, tuo figlio, non può guidare, perché non tua figlia? Perché non diamo la monoposto a Cal? Cosa è sua figlia? Ma non ha lo stesso cognome. La figlia che usa il nome della madre per disprezzarmi. Ah, ora capisco. Effettivamente la faccenda è complicata. Beh, lascia fare a me. Beh, magari lui la convince. Comunque intanto abbiamo una gara con Aiden in Spagna. Partiamo 18esimi. Grande, complimenti. Ottima qualifica, eh. Ma chi è che ha sostituito Butler? Bell. Jingle? Oh, ma che battutona. Visto? Sono in vena. Vanno, l'obiettivo è uno solo. Correre senza schiantarsi? No, allora sono due. Dobbiamo fare più punti possibili. Bene, ma cerchiamo di darci un'idea. Beh, direi di cercare di stare davanti a Sainz e Alonso. Ah, battere i padroni di casa, ci sta. Bene, primi sorpassi niente male, ma possiamo fare meglio. Anche perché a parte
partendo dal fondo sembra di beccare Milano in ora di punta. Bene, sorpassando Zu. E ora abbiamo davanti il primo obiettivo. Forza, attacco a Nando e sì, passato. Perfetto, grandi, siamo a punti. Vedi Sainz? Purtroppo sì, è settimo, sempre triste vedere una Ferrari in fondo. Sta superando Norris. Oh, ma che cavolo fa? Scappa, non si fa così, eh. Ok, anche Norris è andato. Perfetto. Oh, va bene, smutto per e torna noi due. È sorpasso, mi è piaciuto. Box, box, presto. Speriamo si ricordino tutte le ruote stavolta. Ok, ottimo, entrata perfetta. Hai una partenza? E ottimo, 2.4. Dai, record. Eh sì, abbiamo finito terzi. Ottimo podio, grande. Si parla molto di cosa succederebbe se Devon non dovesse tornare. La Cornersport sta cercando un nuovo pilota. No comment, non posso assolutamente rivelare che probabilmente la prossima sarà Callie. Oh, oh, guarda, a proposito. Perché non sei convinta? Beh, visto il padre che si ritrova. Non voleva sostenermi. Ha scelto di finanziare solo Devon. Secondo lui aveva prospettive migliori. E vedi, è capibile che non voglia entrare nella sua scuderia. E tu sei qui solo perché ti ha mandato lui. Ma ti pare, non ti voleva neanche a sto giro. Scusami, forse questa era un po' cattiva. Abbiamo bisogno di un pilota forte. Conosco benissimo il tuo talento. Già, io avrei voluto Giovinazzi, ma non era disponibile. Ha vinto Le Mans. Lo terrai lontano da me? Farò tutto ciò che è mio potere. Già, tutto. Per assicurarmi che tu debba pensare solo a guidare. Va bene ragazzi, molto tenero, però adesso sta diventando una soap opera. Possiamo andare a correre? C'è l'Azerbaigian. Ah, non avevo dubbi che la ragazza alla fine avrebbe accettato. Sì, ma ora non farmi perdere, mi raccomando. Ehi, in effetti ce l'avamo trovati bene per... Sì, ma solo perché sono brava io. Un minimo di mano l'ho data. Allora vedi, non smettere ora, voglio raggiungere Aiden. Tranquilla, lo becchiamo. Tacco di freeze ed è andato. Perfetto, ci manca solo Norris, poi la strada sarà libera. E allora forza su Lando. Sì, grande. Siamo ormai a un passo da Aiden. È tutto tuo, cara. Si è incollata dietro. E vabbè zio, sta gareggiando anche lei però, eh. Aiden, calmati, siete su strategie diverse. Lascia passare Callie. Aia. Ok Callie, Aiden ti darà strada alla prossima curva. Andiamo. Ricevuto. Ma meno male, con tutto rispetto per Devon, ma perlomeno non avremo problemi di scuderia. Oh, contatto, contatto, contatto tra le due Cornersport. Oh dai, ma basta. Bella ragazzi. Io non voglio crederci. Credevo che il problema fosse Devon. Invece no. Si devono sempre scannare tra di loro. Ma come andrà a finire questa gara? Lo saprete nella prossima puntata. E soprattutto capirete anche altri risvolti di questa incredibile storia. Speriamo che riescano a far pace, sennò è veramente un disastro. Mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel like come al solito e iscrivervi al canale per non perdervi nulla. E prima di chiudere direi di andare a un veloce angolo dei saluti. Saluto Marco Mazzini, Sili 4697, Mano continua a fare video, F1 sei il migliore, ti ringrazio tantissimo, ciao. Saluto poi RDR Clipita, Butler C, sei il migliore, ti ringrazio davvero, ciao. Saluto Mattia Pina 2357, anche se è antipatico, se hai ragione, però vabbè. Adesso mi dispiace anche tutte le parole brutte che gli ho detto, però vabbè. Poi saluto Francesca Stirparo 8444, mi puoi salutare, potresti portare altri video di Pokémon Scarlatto? Ragazzi, purtroppo Pokémon Scarlatto è andato comandato, quindi non lo so, vedremo se sarà occasione volentieri. Poi saluto ciao a tutti 46. E per ultimo, un ultimo saluto Tommy 5080. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio tutti quelli che hanno commentato. E se vorreste essere salutati, commentate con hashtag Callivano. Sembra una roba brutta, però non lo è. Io vi ricordo che noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts. E il mercoledì e venerdì con altri due nuovi video lunghi. Bella raga, ciao! Però per Devo mi dispiace davvero, incredibile. Speriamo che la sorella sia all'altezza.